Alfino? Ciao! Dimmi una cosa, sai mica che programma sta per cominciare? Mica sempre curiosa? Eh? Cosa dici, ce l'andiamo a vedere? Mettiamo la sigla? Sigla, dai! Finalmente insieme, cari amici, sempre curiosa, un nuovo appuntamento sta per cominciare. Eh sì, perché anche oggi abbiamo un sacco di notizie da condividere, curiosità, ospiti, musica, libri, insomma di tutto e di più. Salutiamo anche la nostra redazione e la nostra regia tecnica, Bruno Santoro e Ralfino, che avete visto all'inizio nella nostra anteprima. Ma cominciamo subito con i nostri contenuti, perché siamo andati ad incontrare un'autrice, lei si chiama Patrizia Catenuto, che ha vissuto uno storico molto particolare nella sua famiglia che tratta di Alzheimer, e poi ha scritto due libri che riguardano proprio questo tema. Noi l'abbiamo incontrata e ci ha raccontato proprio dei suoi libri. Oggi mi trovo in compagnia di Patrizia Catenuto. Ciao Patrizia. Ciao. Parliamo di libri, ma non solo di libri. Devo dire che l'argomento principale oggi è la sensibilità. Sì. L'Alzheimer, un problema di cui soffrono tantissime persone. E di conseguenza parliamo di libri perché Patrizia ha scritto due libri che sono legati a questo tema, ma soprattutto che portano tra le pagine un'esperienza personale sì. importante. Sì, sì, sì. Allora, praticamente ho scritto il primo, Oltre il velo della realtà, qualche anno fa. È la storia di mio papà. Mio padre ha avuto l'Alzheimer precoce, perché a 40 anni gli è stato diagnosticato questa brutta malattia. E ha vissuto 24 anni, un calvario, perché praticamente l'Alzheimer, chi non lo conosce, chi non ci vive dentro non riesce a capire. Sei figlia unica? Sono figlia unica io. Quindi hai vissuto, diciamo, da sola questo... Sì. Non voglio chiamarlo fardello perché è una brutta parola, questo percorso forte e importante. Sì, voglio dire solo una cosa, vissuto da sola, ma... l'ha vissuto mia mamma di più, certo. Perché te lo dico, io avevo 14 anni e si sa, a quell'età non si riesce a capire, è un'età stupida, e poi man mano con gli anni crescendo, sono nate anche i sensi di colpa che poi l'ho riportati in questo libro. Perché questo oltre libro, la realtà, abbracciami, che è l'ultimo. Il primo, Oltre il velo della realtà, racconta un po' la storia. Oltre il velo della realtà, perché dietro questo velo c'è sia la malattia e sia perché parlo di questa persona, di quest'angelo, che comunque mio padre, tra parentesi, è stato, secondo me, aiutato. Perché ci sono state tante cose, mio padre doveva andare via molto tempo prima, ma qualcuno l'ha aiutato là sopra. Sicuramente anche te e tua mamma. Hai detto una cosa importante, solo chi vive un percorso di questo tipo sì. riesce a comprenderne effettivamente i passaggi, sì. le piccole cose e anche le cose che sono quasi inspiegabili, che sì. però accadono, che distruggono. Una volta un dottore gli disse a mia madre, credevamo, proprio questa frase mi è rimasta in mente, credevamo di trovare un tumore, ma invece abbiamo trovato di peggio, detto da un dottore. Tanti anni fa non conoscevamo neanche questa malattia, mia mamma è di peggio di un tumore. Ma cosa c'è di peggio di un tumore? Con gli anni, lo diciamo sempre, aveva ragione quel dottore. Torniamo ai libri, insomma sì. questi libri sì, sono diciamo anche un po' un modo di sfogare le emozioni sì. che hai vissuto e che ovviamente tutt'oggi hai, ma sono anche un po' un aiuto
per altre persone che vivono lo stesso percorso. Sì, infatti, la mia, diciamo, poi mi sono creata una pagina su Facebook e lì ho iniziato a vedere che la gente mi seguiva, mi scriveva in privato dicendomi grazie. Ma io non ho fatto nulla. No, dice grazie per questo libro che hai scritto, perché forse si sono ritrovati, certo, negli stessi passaggi, si sono ritrovati, perché non c'è una medicina. L'unica medicina, infatti dicono, la medicina è l'amore e la pazienza. Dove quindi troviamo, oltre la realtà, e anche... Allora, lì potete trovare online su tutti gli store, su tutti quanti gli store. Patrizia Catenuto, un libro per chi ama, per chi soffre, per chi vuole continuare a vivere. Grazie ancora Patrizia, noi invece adesso cambiamo totalmente argomento, perché ritorna nell'appuntamento di Sempre Curiosa il nostro amico Guido Mazzoni e oggi, cari amici, ci parla di un argomento che è fortissimo, un argomento che piace alla maggior parte della popolazione, è intrigante ed è molto attuale, è l'argomento degli UFO. E Brunino mi ricordava proprio prima di iniziare la trasmissione, se è collegato, il nostro tecnico regista Bruno Santoro, sì, che appunto gli UFO in questi giorni sono chiacchierati e sono su tutti i telegiornali. Sì, perché Guido sta rilanciando l'immagine di questi esseri. No, si suppone siano palloni aereo spia, ecco. Però adesso sono comunque oggetti volanti non identificati. È più divertente anche, sì, dire, sì, no? Sì, UFO. Certo, certo. Sì. Sì, sì, sì. Abbiamo visto degli UFO, no, in realtà erano i russi che spiavano gli americani i cinesi russi che spiavano gli americani. Uno spionaggio multiplo. Sì, dai. Palloni che peraltro sono anche stati fatti esplodere. Esplodere, sì, sì, questa è la cosa simpatica, no? C'era un palloncino, pa! Era un UFO, no, era il compleanno di un mio amico e ha perso il palloncino al figlio. Invece parliamo di UFO con il nostro amico Guido Mazzoni, che ci fa una panoramica generica, ma ci ha promesso che tornerà nei prossimi appuntamenti per approfondire questo tema che ha veramente tantissime sfumature. Eccoci amici, mi trovo ancora una volta insieme a Guido Mazzoni, il nostro esperto e appassionato di tutta quella sfera che è il mistero, che è la leggenda e anche il paranormale. Oggi con Guido, intanto, ciao Guido. Ciao. Entriamo in un ambito che è, insomma, prevede poi un percorso molto lungo perché è ampissimo ed è quello degli UFO. Sì, è vero, è vero. Ci stacchiamo un attimo, non abbandoniamo completamente però dai canoni che erano prefissati prima, che avevamo calcato come quelle figure mitologiche, per andare sugli UFO e per indagare un pochino su alcuni segnali che possono darci un'idea della loro presenza nelle diverse civiltà. Per poi toccare anche delle storie più recenti. Sì, infatti abbiamo pochi minuti, quindi facciamo che questo sarà un percorso molto lungo e ogni volta cercheremo di raccontare magari anche qualche aneddoto, qualche particolarità, certo, no, degli UFO. Sì, sì. Intanto diciamo che cosa sono gli UFO. Sono dei corpi strani al nostro mondo e si possono definire o degli oggetti o proprio delle entità come gli extraterrestri. Queste entità non fanno parte del nostro sistema e quindi poi lì si vanno ad analizzare diverse razze e si vanno ad analizzare anche poi diversi macchinari visti in volo. Noi punteremo magari di più sulle diverse razze, sui contatti che ci sono stati tra uomini e extraterrestri. Ecco, in altre puntate abbiamo parlato di figure mitologiche, come hai detto, no? I criptidi o le fate recentemente, eccetera. Mi viene da chiederti come mai secondo te le persone in generale credono di più all'esistenza degli UFO piuttosto che anche altre figure leggendarie, anche perché insomma gli UFO restano sempre comunque un po' nella sfera del dubbio, no? Diciamo, come tante altre figure come i criptidi, eccetera, però si tende a credere di più
all'esistenza dell'UFO? Perché beh, intanto l'universo è talmente ampio che si suppone che ci sia il modo per noi, perché loro possano non farsi vedere, noi ci sia la possibilità che noi non abbiamo avuto ancora un modo per comunicare, o loro non abbiamo ancora voluto comunicare con noi. Invece la Terra, soprattutto essendo molto più limitata, ci dà l'idea che è più difficile che qualche entità, qualche essere, soprattutto di certe dimensioni, si possa nascondere. Però non calcoliamo mai, vero o no, che può esserci un'altra dimensione, che quindi un portale che ti porta sia in una Terra ma in un'altra dimensione, quindi come un'altra porta, un'altra stanza che noi non riusciamo a valicare. Qui cioè, ci sarebbe da parlare delle ore, poi questi argomenti mi piacciono tantissimo e spero che questa condivisione con voi faccia altrettanto, che porti insomma voi a stimolare in qualche modo delle emozioni nascoste, che abbiate questa curiosità. Perché ricordiamo che la nostra è curiosità, curiosità di conoscere, di andare a spiare argomenti nuovi, e anche questi, devo dire, sono molto molto interessanti. Guido, mi sa che a questo punto il regista ci fa così e tiranno, dobbiamo interrompere. Sì, tiranno. Sì. Abbiamo fatto un'infarinatura di quello che sarà questo filone UFO. Torneremo con gli UFO, perché appunto approfondiremo varie curiosità, anche magari potremo raccontare qualche aneddoto, sì, qualche sì, sarebbe, testimonianza. Molto, molto bello. Magari aspettandovi anche qualcosa da voi, qualche messaggio di qualche vostra visione o qualche messaggio UFO. Contatti. Va bene, amici. Alla prossima con Guido Mazzoni. Lollipop crede all'amore e vi aspetta con un mare di dolcezza anche per questo San Valentino. Isa e Guido vi propongono le migliori idee regalo per la festa degli innamorati. Confezioni, gadget e tanto altro per il tuo amore. Lollipop, via Sestri 208 Rosso. Per informazioni 348-766-1044. Contattaci, perché Lollipop crede all'amore. Devo dire che il nostro amico Guido Mazzoni porta sempre allegria nelle nostre puntate, questo ci rende davvero felici, anche se quel torneremo suona un pochino minaccioso, in senso buono ovviamente. Allora, cari amici, prima di rimandarvi alla seconda parte del nostro appuntamento, ricordiamo quelli che sono i contatti di Sempre Curiosa. Eccoli qui che arrivano, puntuali. Partiamo con il nostro sito www.semprecuriosa.it, che lo state guardando anche qui alle mie spalle. Abbiamo un'email, redazione semprecuriosa@gmail.com, scriveteci, oppure cercateci su Facebook @semprecuriosa o su Instagram @semprecuriosablog. Scriveteci e proponeteci i vostri argomenti curiosi. Sempre Curiosa torna fra pochissimo, voi non scollatevi dal televisore, perché la prossima parte sarà interamente dedicata alla musica. A tra poco!